Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siccome tra non molto inizierò una serie dedicata ai Fab Lab, volevo condividere con voi un'esperienza che ho fatto in un workshop proprio organizzato da un Fab Lab qui di zona, dove ho costruito queste cassette che vedete qui sullo sfondo. E praticamente sono un progetto che ho realizzato con una macchina, una laser cut, che è una macchina che sostanzialmente va a tagliare un materiale tramite laser. Ho utilizzato per questo progetto un sito chiamato Make a Box, ve lo lascio in descrizione, vi lascio in descrizione anche altri siti simili, che ti permette di andare a inserire tutti i parametri del box, dimensioni, lo spessore del materiale, il tipo di incastro, ti crea dei pezzi che poi vanno a formare appunto un box, una scatolina, che di solito, impostando bene il kerf, che è un parametro che indica la tolleranza di incastro, praticamente queste scatoline si reggono senza collanti. Io ho utilizzato della colla per sicurezza, anche perché comunque sia io, utilizzandoli per porta minuterie, sono sospesi, è stato meglio utilizzare un po' di colla perché magari con il peso si aprono. Che fa questo sito? Praticamente una volta che inseriamo tutti i parametri andiamo a creare un file in vettoriale che possiamo riaprire con Illustrator e aggiungere delle personalizzazioni, come dei fori aggiuntivi, delle incisioni che ovviamente il sito non ti permette di fare. E una volta che abbiamo personalizzato il nostro file in vettoriale, lo riesportiamo da Illustrator con in formato DVG. Te lo inseriamo dentro a un software che gestisce la macchina. Ovviamente ogni macchina avrà il suo software e sostanzialmente questo software gestisce la lavorazione della macchina e ci permette di andare a settare dei parametri che possono essere la velocità, la potenza del laser, lo spessore del materiale, fuoco del laser, tutti i parametri che cambiano a seconda del materiale da lavorare. Una volta che ovviamente abbiamo impostato tutti i parametri, mandiamo in lavorazione la macchina, che seguirà dei tracciati o seguirà delle incisioni in base ovviamente a come abbiamo impostato il programma. Io vi lascio con un video che mostra come ho realizzato le scatoline qui sopra. Spero che questo video vi piaccia, quindi mettete mi piace se vi piace il video, non mi piace se non vi piace il video, iscrivetevi e commentate. Soprattutto grazie di cuore per le nuove iscrizioni e vi do appuntamento al prossimo video. Buona serata a tutti.